del nuovo momento che quindi rimarrà all'interno della storia dell'AIA. Intanto qui al tavolo con noi un saluto a Marco Brunelli, segretario generale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Abbiamo il piacere di avere in sala anche Francesco Guccini, che si occupa sempre per la federazione di merchandising, di marketing, ma poi è un collega, un amico, quindi anche a lui un caro saluto, grazie per essere con noi. Bravo, il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalangia. Il vicepresidente Lucio Paglioni. E il nostro segretario, si chiama. Allora, per questo momento abbiamo in sala 20 dei 110 ragazzi provenienti da tutta Italia che stanno partecipando a queste tre giornate, 20 ragazzi che rappresentano i 20 comitati regionali o provinciali italiani, le 207 sezioni italiane, quindi a loro anche la responsabilità di essere qui, di rappresentare tutto il loro territorio. Perché giovani arbitri qui con noi? Perché uno sguardo verso il futuro, anche oggi l'uomo, l'arcivescovo nella sua opinione, quando vediamo bella che era proprio incentrata sul tema arbitrale, detto questa è un'associazione che guarda al futuro, e questo è rappresentato dai ragazzi che sono qui. Bene, presentiamo questo logo. Perché un nuovo logo? Intanto noi siamo una squadra, una federazione, questo è importante sempre ricordarlo, quindi la federazione è con noi, siamo una squadra unita, ma un logo perché questo ci va a dare anche un'identità, perché noi arbitri siamo uniti dallo spirito di appartenenza, dall'orgoglio, questo lo si vede in tante manifestazioni. Mi viene in mente per esempio quando pochi mesi fa abbiamo fatto il webinar con Gianluca Rocchi, con il presidente Trentalangia da Coverciano, chiedendo a tutti voi di mandarci poi un selfie durante l'ascolto di questo webinar, e avevamo ricevuto centinaia e centinaia di fotografie di giovani ragazzi, ma anche di associati meno giovani, tutti orgogliosi, con la propria divisa, con la propria tuta, con la propria polo, con lo spirito di appartenenza. Questo è il nostro gruppo ed è per questo che oggi con questa identificazione andiamo a presentare questo nuovo logo. Adesso cedo subito la parola al presidente Alfredo Trentalangia, e poi entreremo proprio anche nello sviluppo e nella spiegazione di questo logo. Presidente. Per reciprocità questo seduto si può fare o è fuori protocollo? No, si può fare. Allora, prima di tutto grazie per esserci, ringrazio no, il segretario generale che dà veramente importanza a questo evento, un evento a cui tutto il Comitato Nazionale ha partecipato, e qui credo ci sia il giusto mix, no? Fra il presente, il passato e il futuro. Non voglio fare discorsi protocollari, anche se mi piacerebbe che ognuno di noi ripensasse a quello che ha sentito questa mattina da parte del Vescovo. Penso che ognuno di noi abbia delle cose da dire sulle emozioni, sui sentimenti, sui valori, sulla tecnica, su quello che ha imparato nei giorni scorsi, nel percorso che ci ha portato qui. Penso che ognuno di noi, se potesse, avrebbe un logo da proporre. Noi ne abbiamo pensato uno partendo proprio dall'esperienza del passato. È un fatto di identificazione, un logo può avere un valore simbolico, ma può avere anche un valore affettivo, può avere un significato intimo, può essere il recupero dell'infanzia. A me piace pensare al primissimo logo quando ho iniziato a fare l'arbitro nel 1973, quindi sono abbastanza giovane anch'io, chiama un ponte è quello che dovremmo costruire di noi, uno dei limiti che spesso gli arbitri hanno, quello di non aprire dei canali di comunicazione. Quante volte abbiamo sentito, ma siete chiusi, non vi aprite al futuro, vi vedo anche esperti della comunicazione. Quante volte si è detto perché non parlate, perché non vi aprite, perché non costruite dei ponti invece che fare il muro. Ecco, nelle linee, ma poi credo lo spiegherà meglio il professore, ecco, c'è questa costruzione dei ponti, di un ponte, con una linea particolare. C'è un riferimento anche alla bilancia, voi avete sentito questa mattina parlare di giustizia, la bilancia notoriamente fa riferimento all'equo, al giusto,
e mi piace riprendere le parole del vescovo di questa mattina quando ha detto che gli arbitri sono uno strumento di pace, no? Perché si pensa sempre all'arbitro come uno che va a rovinare le domeniche degli altri, in particolare del segretario di giustizia. Può dire che le scuole avrebbe il segretario? No, neanche no, è un posto sconveniente. Ecco, in verità un fischio corretto, un fischio che è indovinato, un fischio che nasce da una preparazione, perché si è andati a letto la sera prima, un'ora prima, perché ci si è allenati, perché si è avuto una dieta corretta, un fischio giusto, un fischio corretto, evita quello che ha preso un calcione di vendicarsi, che riprende un calcione, il primo desiderio che ha nei confronti dell'avversario, quello di restituirlo, questo calcione di vendicarsi, l'arbitro, con un fischio corretto, con un'espulsione, se il reo aveva dato un calcione con un calcio di rigore correttamente sanzionato, riporta una situazione di equilibrio, per cui chi voleva vendicarsi, chi ha subito un'ingiustizia, in qualche modo dice va bene, è vero che ho preso un calcione, ma la squadra ha avuto un rigore, l'altro è stato punito, è espulso, possiamo continuare a giocare in calcio. Guardate che ancora una volta abbiamo scomodato il concetto di giustizia, di dignità e di pace, dove gli arbitri sono degli strumenti di pace. Se questo lo capissero anche i mezzi di informazione, forse si farebbe un passo avanti invece che considerare gli arbitri come dei distruttori di domeniche altrui. Va recuperata questa logica dei valori, va recuperata, e speriamo che il nostro logo in qualche modo richiami questi ideali di giustizia. Ma vi devo fare non molto lunga perché il direttore generale non prende la prendere. Voi ragazzi siete ancora svegli o vi avete basta? Le prime bozze che sono state, questo era quello a cui facevo riferimento, che cosa vi ricorda? C'è qualcuno che ha particolarmente creatività e può dire che cosa gli ricordano? È meglio di no. Questo era quello che avevamo che avevo sulla prima divisa. C'è un concept che poi potrà spiegare meglio il grafico, dove lo vedo, dove, ma ecco, buongiorno. Quanti anni ha lei? 25 anni, già un po' anzianotto per fare una carriera da grafico. Comunque va bene, questo non è solo l'inizio. Allora direi che possiamo svelare a questo punto, intanto il nuovo logo. Allora possiamo aprire i nostri programmi, il tavolo ed ecco il nuovo logo dell'Associazione Italiana. Bene, allora adesso sentiremo proprio da chi ha ideato e realizzato graficamente dopo le sue specifiche. Possiamo intanto consegnare anche le riviste, perché proprio oggi viene pubblicato il nuovo numero della rivista, dove è contenuto anche il nuovo logo, per questo che abbiamo tenuto riservato fino ad adesso, un numero celebrativo per questi 110 anni, dove all'interno, perché abbiamo detto che la nostra è un'associazione che guarda al futuro, ma all'interno ci sono anche gli oltre 300 profili che sono stati protagonisti in questi mesi di una serie di pubblicazioni quotidiane sul nostro sito, sui nostri social, e sono tutte le persone che in questi 110 anni hanno fatto qualcosa di importante nelle proprie sezioni, non per forza a livello tecnico raggiungendo magari altre categorie, ma che hanno comunque lasciato un segno. Quindi l'AIA è un'associazione che guarda al futuro con voi giovani, ma è un'associazione che fa tesoro della sua storia con queste importanti persone che hanno costruito l'Associazione Italiana Arbitri. E allora adesso sentiamo lo studio FM che ha ideato e realizzato graficamente questo logo. Chiedo a Francesco Marri di raggiungerci qui e qui ci andrà ad illustrare proprio le specifiche grafiche di questo logo. Buongiorno a tutti, intanto un piacere per me aver realizzato questo logo ed essere qua oggi a presentarlo. Il Presidente ha fatto un'ottima introduzione, ha già spiegato quelli che saranno i concept del logo. Quindi vado direttamente sulla presentazione. Sono partito da quello che è la situazione attuale, quello che diceva il Presidente prima. In questa slide potete vedere quello che è stato il passato.
passato, il ruolo dell'AIA, il presente e il futuro. Il loro attuale presentava alcune problematiche che ha elencato già il Presidente, quindi un'immagine un po' poco accattivante. Vedo tanti ragazzi giovani, l'associazione punta tantissimo sulle nuove leve, sui ragazzi giovani, quindi è importante che il nuovo lavoro sia vicino al linguaggio di comunicazione dei ragazzi. Assenza di merchandising, sempre più tutte le società stanno puntando comunque a realizzare il merchandising, quindi il logo, come giustamente anticipato il Presidente prima, parte dalla storia per poi svilupparsi comunque per forza di cose anche ad un lato marketing del giorno. E la questione del non essere riconoscibile, essendo il logo della FGC appunto si rischiava di avere un'incongruenza tra i giorni. La soluzione quindi c'è la necessità di creare una nuova immagine al passo con i tempi che possa far percepire un'associazione unita e giovane, ma allo stesso tempo valorizzando la sua storia e il ruolo che impieghiamo. Queste sono le prime cose che ho sviluppato, quindi partendo da tutto quello che vi ho detto adesso, queste sono le prime cose. E, a seguito di queste ho sviluppato un'altra proposta che è una sorta di via di mezzo tra queste quattro. Il concept quindi, come aveva ripreso giustamente il Presidente prima, il logo si crea con un cerchio che va a significare la concentrazione, l'unione delle sezioni, l'unione dei ragazzi, la sigla, è immancabile insomma all'interno del logo, è una linea che va a ricordare appunto un ponte sia tra associazione esterno che tra associati. Il logo l'avete già visto, quindi c'è tutto sorpreso. Questo qui. Alcune declinazioni del logo, quindi uno dei problemi precedenti era anche il fatto che appunto c'è la necessità di applicare il logo su più supporti, quindi digitale, fisico, ed è importante che il logo funzioni sia monocromatico che con i colori. Queste sono altre declinazioni del logo, quindi abbiamo studiato una forma circolare che era suddivisa, che era applicata sulle divise, mentre c'è la possibilità di utilizzare anche il pittogramma in maniera autonoma, quindi staccato dal cerchio. Appunto una unificata. L'idea è quella di realizzare, cioè di aver realizzato questo logo con l'idea che tutte le sezioni adottino lo stesso logo. Questo affinché appunto l'idea esterna e interna risulti un'area unificata. Questi sono i colori utilizzati e questo invece è il fondo utilizzato. E adesso la parte un po' più divertente, quindi ho realizzato il primo cap del logo per far vedere come si può applicare. Vedete sulla divisa, polo, eventuale anche materiale tecnico. Bandierina, qui ho buttato la monetina, poi si vedrà, potrebbe essere per i soggetti. Lo zainetto, cravatta, quindi appunto passiamo poi alla parte online, quindi non solo merchandising offline, possibili applicazioni a livello social, quindi anche di post, Facebook, Instagram, e questo è tutto. Grazie, complimenti, insomma, abbiamo visto un'area verso il futuro, tra l'altro prima parlavamo dei profili più contenuti e all'inizio pagina per ogni regione trovate anche il QR code, ovvero che ognuno può poi attraverso questo QR code andare a leggere la storia di queste persone che hanno fatto qualcosa di importante per la nostra associazione. Dando un saluto e un ringraziamento anche ai colleghi giornalisti che anche oggi sono presenti qui, come ieri, per realizzare poi degli articoli su questa nostra tre giorni di celebrazione. E tra le iniziative che stanno partendo insieme al logo ce ne sono tante altre, tra queste anche una campagna di promozione dei corsi ARVE. Anche questa con uno stile un po' accattivante, uno stile moderno, ci si sta studiando e allora chiedo ad Alberto Zanotti, componente del Comitato Nazionale, se ci illustra qualcosina e poi possiamo vedere in anteprima uno di questi spot che sono stati realizzati. Siamo tutti, buonasera, buonasera Presidente, buonasera Antonelli. Abbiamo in questo momento una criticità legata alla necessità di
società, la società dell'associazione, per fare il portamento, per fare il numero, abbiamo sezioni che hanno bisogno del nostro supporto, e quindi da questo punto di vista lanciamo oggi, a partire poi dal 1 settembre, una campagna promozionale che verrà utilizzata da tutti i social associativi, che verrà utilizzata, speriamo, anche dal centrale dal punto di vista della carta stampata. Per la prima volta forniamo a tutta la nostra sezione, utilizziamo gli studi social per i filmati, abbiamo prodotto grazie alla collaborazione con la federazione tre format di filmati, 15 secondi, 30 secondi, 60 secondi, che saranno utilizzati appunto sui diversi social in base alle caratteristiche specifiche. Partiamo con questo primo filmato che vedete presentato questa sera, è il 60 secondi, quello più esteso. È un filmato realizzato davanti alla Comune Sportiva, quindi vedete presenti tutti i nostri abiti nazionali e lo vediamo insieme. Diventa arbitro perché ti formi come uomo. È una grande occasione di formazione sportiva e umana. Sono esperienze bellissime. Ti confermo, calcio di rigore è confermato. Possibilità di credere in un sogno bellissimo, sta a te metterci tutta la tua passione, tutti i sacrifici che hai, ma diventi una persona più giusta e migliore. Questa era una delle versioni, poi ci sono versioni più corte, declinate per i vari social che abbiano dei linguaggi differenti, ci sono anche altri messaggi di altri arbitri della Serie A e che quindi cercheranno di veicolare questo nostro messaggio all'esterno. Ora cedo subito la parola a Marco Brunelli, segretario generale della FIGC. Grazie. Grazie. Grazie dell'invito. Un saluto doveroso mio personale e quello del presidente Gravina. Credo che la prima cosa che io debba dirvi è tanti auguri di buon compleanno. 110 anni sono un traguardo assolutamente ragguardevole, non li dimostrate, quindi insomma questo credo che si veda tante cose. Parte la battuta facile, stamattina ho visto e mi sono state raccontate altre cose belle, perché l'immagine insomma, rappresentata da voi qui, ma in numero molto più costituito stamattina, di facce giovani, belle, entusiaste, che si capisce stanno, come dire, vivendo un momento bello della loro vita umana e sperabilmente anche di progressione di una carriera sportiva, è certamente una boccata di aria buona di cui c'è grande bisogno. Quindi è stato davvero bello esserci. 110 anni sono un anniversario importante. Se tanto mi dà tanto, visto che la federazione fra un po' compie 125 anni, il primo campionato 125 anni, l'arbitro c'era forse anche prima di 110 anni. Oltre agli auguri di buon compleanno, assolutamente di cuore e di lodo, complimenti davvero. La presentazione, il rinnovamento del logo è un momento importante per qualsiasi organizzazione, per qualsiasi azienda. Mi è molto colpito, molto piaciuto l'elemento del ponte, perché il logo è per definizione un ponte, un collegamento, un elemento di unione tra il passato e il futuro, tra la storia e i progetti, i sogni, quello che si spera di avere ancora avanti. Il logo non è evidentemente solo un segno grafico, un segno di visibilità, un importantissimo strumento di comunicazione, di marketing. Il logo ha tantissimo a che fare con la storia, con da dove si viene, con i propri valori. Ripeto cose già dette, ma che sono, nel vostro caso, sono assolutamente tangibili.
col senso di identità, di appartenenza, di condivisione di un modo di essere. Io ogni tanto mi capita di frequentare amici che sono stati arbitri, che adesso magari fanno un mestiere completamente diverso. Una delle frasi che ho cercato di calcio che mi sento ripetere più spesso è: quando sei stato arbitro una volta, lo sei per tutto, lo sei per sempre. E devo dire che questo è un concetto che si trasmette. Io lo percepisco quando nel discorso, in un'altra riunione con voi a Correciano, ho detto che siete la squadra per cui la federazione nazionale evidentemente fa il tifo. Ho detto una cosa che sentiamo profondamente, perché una volta non era così, l'immagine più comune era quella dell'arbitro solo dell'arbitro. Stamattina in qualche modo l'ha anche evocata una sua bellissima omelia il vescovo. L'idea dell'arbitro solo contro tutti, in realtà sempre più spesso negli ultimi tempi, sta lasciando il posto all'idea della squadra, l'arbitro al centro di una squadra, di un gruppo di lavoro. Stamattina commentavo con qualcuno di voi, perché è un'altra cosa per la quale voglio farvi i complimenti, che ho respirato in queste poche ore milanesi, è l'attenzione che sta dedicando alla formazione. La formazione professionale tutta mia mi piace, mi interessa, lo ritengo fondamentale per la crescita di qualsiasi tipo di organizzazione, ma sentire così al centro dei vostri progetti la formazione a tutti i livelli è davvero un'altra iniezione di grande fiducia. E devo dire che una delle cose che mi ha più colpito legata al recente, tutto sommato, l'introduzione della VAR, è stata quando una delle prime volte che mi è capitato di sentire una registrazione della comunicazione che avviene tra i componenti della squadra più tardi in campo e della squadra, diciamo, dietro le schermi della VAR. L'idea dell'organizzazione, della divisione del lavoro, di come ciascuno svolge un compito attraverso anche segnali convenzionali, cose che sapete benissimo, in un attimo si prende una decisione, come dire, elaborando con pochissimi atti, con pochissime battute, processi complicatissimi, normalmente richiederebbero probabilmente dei minuti. Mi ha assolutamente impressionato allora, e mi è capitato successivamente di proporla anche in contesti formativi rivolti ad aziende o comunque a mondi esterni, vuol dire che quello è un modello di organizzazione del lavoro che andrebbe preso come esempio, perché concentrato in così poco tempo, con così tante persone coinvolte, a prendere decisioni difficilissime, sapendo ciascuno cosa deve fare, come deve fare rapidamente, è davvero un modello interessante. Quindi, di nuovo tanti auguri, che estendo, in questo caso, permettete, non siete solo 20 su 110, ma insomma, i ragazzi che ho visto stamattina in gruppo più numeroso, coltivate il vostro sogno, fatelo senza nessun tipo di timore e di paura, perché siete in una fase importantissima della vostra vita e vi auguro davvero ogni bene possibile. Quindi in bocca al lupo e vedere alle spalle dell'uomo quello che 110 anni fa era un porticato, oggi è un negozio, e all'epoca era il ristorante L'Orologio. Il 27 agosto del 1911, proprio in fuori dato il primo statuto dell'Associazione Italiana Arbitri, si parlava di formazione. Nell'ottobre del 1911 fu organizzata la prima riunione tecnica, quindi si fece formazione. Nel gennaio del 12 il primo corso arbitri, quindi non magari con gli spot come abbiamo presentato oggi, ma già si faceva questa attività di conoscenza. Poi il Presidente fra 3 anni festeggiamo i 100 anni della rivista Arbitri, quindi qui dobbiamo essere sempre dietro i nostri anniversari. Presidente, a questo punto ti cedo la parola per la chiusura. Chiusura potevi anche farla tu, io invece voglio sentire qualcosina da voi, quindi adesso mi avvicino, non so, il treno non riesce a prenderlo perché hai parlato pochissimo, direi.
rappresentate. Allora, mi dite qualcosa, la guardia è inutile che guardi da un'altra parte, mi dici qualcosa su questo luogo, su questa esperienza, se ha senso quello che stiamo facendo, lasciamo perdere. Allora, buonasera a tutti, sono Diletta Giumelli, sezione di tecnica tra Umbria. E io penso che ho avuto la fortuna già in passato di andare a Coverciano e penso che queste esperienze siano ripetibili. La prima l'ho vissuta che avevo ho 15 o 16 anni e mi ricordo come fosse la prima. E man mano che cresco mi rendo sempre più conto della fortuna, della bellezza di queste esperienze. Un arbitro della mia età, io ho 20 anni, ritorna a casa con tanta voglia di arbitrare, ma veramente tanta, con tanta consapevolezza. E prima alzato ho fatto una domanda al tavolo e gli ho chiesto nel momento prima di fischiare, ma si sente l'inno della Champions o la canzoncina dell'Europeo, del Mondiale, che cosa provano, perché noi io personalmente un po' di tremare dalle gambe ce l'ho. E lui mi ha detto che in quel momento ci dobbiamo sentire di essere gli arbitri più forti del mondo. Io sono l'arbitro più forte del mondo. E diciamo che io torno a casa da questa esperienza sentendomi più forte di prima, per conoscenze a livello tecnico, ma anche a livello umano. Una persona diventa più ricca a livello culturale, a livello di saper scegliere la vita. Diciamo che ho avuto la fortuna e tuttora in questo momento sto avendo la fortuna di vivere e di portare avanti un percorso che spero poi potrà far avvenire quello che è il mio sogno. Quindi vorrei far ringraziare te, tutti i componenti, Katia, Lucio, tutti quanti e farvi i complimenti. Farvi i complimenti perché è veramente bello quello che fate e allora, buonasera a tutti, Pietro Donati, sezione di Chiavari, tra Liguria. Allora, è un'esperienza bellissima questa qua, vi ringrazio moltissimo per averla fatta fare. Sicuramente questi cambiamenti che state portando danno una, passatemi il termine, svecchiata all'AIA e ci rende ancora più partecipi rispetto a quanto eravamo prima, perché si vede che questa associazione sta crescendo, passano gli anni, ma si sta avvicinando molto di più ai giovani. E quindi io non so, più di ringraziarvi non so cosa dire, perché sicuramente tornerò a casa, racconterò a tutti i compagni istituzionali questa avventura e mi augurerò anche a loro di poterla fare, perché sono sicuro che ripeterete sicuramente. Grazie a tutti. Nella storia dell'AIA non si era mai verificato che ci fosse un segretario donna, quindi chiedo come si sente. Grazie Presidente, buon lettere. Come ci si sente essere segretario dell'AIA? Ci si sente responsabili, ci si sente pronti, emozionati e tanto gratificati. Io non sono nelle tante parole, soprattutto in questi momenti, però grazie a tutti. Vedo anche nei ragazzi delle facce pulite, fresche, capaci e competenti. Avete fame, avete voglia di arrivare ovunque e non la dovete perdere mai. Questo è importante. Il gruppo dirigenti, per me ormai come una famiglia, mi hanno accolta, mi supportano, mi sostengono. E mentre Milano questa sala è spettacolare. E niente, quindi a essere segretario dell'AIA ci si sente molto emozionati. E grazie. Grazie.
grazie a tutti, grazie a chi ha organizzato questa bellissima giornata, che proseguirà anche domani, grazie al lavoro che ha fatto Marchi con tutta la sua squadra, a tutti i ragazzi della sezione di Milano, ai presidenti, a tutti voi. Oggi sono emozionato, lo dico col cuore, perché non è stato semplice, non è stato semplice per tanti motivi. Il presidente qua ha fatto venire 400 morti per essere qua, e un applauso al nostro presidente. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno reso possibile questo evento. Allora, adesso ci sarà un articolo rifresco sulla terrazza, direi di chiudere nel modo migliore, visto che voi in questo momento rappresentate tutte le 207 sezioni italiane, quindi 30.000 colleghi che abbiamo in Italia. Direi di chiudere, domani andremo avanti con la formazione, ma questo è un po' la chiusura del momento istituzionale di questa celebrazione dei 15 anni dell'AIA. Direi di chiudere con un applauso, ma non alla dirigenza, non a loro, ma a voi stessi per tutto quello che fate e rappresentate, non solo sul terreno di gioco, ma anche e soprattutto fuori. Grazie.